Buon pomeriggio a tutti, sono le 17 di sabato 13 ottobre. Io mi devo scusare per la mia prolungata assenza, credo di non aver fatto la diretta per un paio di giorni. Sono stati giorni di viaggi e di grandi impegni tra Roma e Milano, e quindi mi scuso, ma siamo tornati qui. Oggi è ore 17, tra l'altro è l'orario, diciamo, tradizionale del sabato, e sarà anche l'orario nel quale faremo la diretta domani, quindi appuntamento anche per domenica alle ore 17. Come al solito, prima di cominciare la nostra breve chiacchierata, vi chiedo di pigiare su questa freccetta dove leggete condividi, in modo tale, se lo fate adesso, da poter invitare altre persone alla nostra diretta, ma potete farlo anche più tardi, perché come sapete di questa diretta resterà un video che lascerò su questa pagina Facebook, sul mio sito ivanscalfarotto.it e naturalmente sul canale YouTube. Quindi, ben trovati. Io volevo cominciare con un paio di storie che mi hanno colpito moltissimo. La prima riguarda la vicenda di Stefano Cucchi. Avete probabilmente letto tutti che dopo 9 anni, in cui la famiglia, la sorella Ilaria, il loro avvocato Fabio Anselmo hanno sbattuto la testa contro un grande muro di gomma, finalmente qualcosa si sta muovendo. Uno dei carabinieri che aveva, diciamo così, arrestato e trattenuto Stefano Cucchi in caserma ha, diciamo così, fatto una prima confessione, un'apertura sul fatto che appunto Stefano sarebbe stato pestato proprio dai carabinieri una volta, dai carabinieri che lo avevano tratto in arresto. È un po' anche la teoria che, diciamo, la storia che si racconta anche nel film, che forse avete visto in questo periodo, sta molto girando, un film molto bello che io vi consiglio assolutamente. E devo dire che questa è una storia che ho seguito ormai da molti anni, conosco, diciamo, sono in contatto, conosco bene Ilaria Cucchi, ho conosciuto e ho lavorato anche con Fabio Anselmo, appunto il loro avvocato. Devo ricordare anche che un ruolo importante in questa storia l'ha avuto Luigi Manconi, che sapete, il nostro ex parlamentare che sui temi dei diritti umani si è sempre speso tantissimo. E voglio dire che Ilaria Cucchi, secondo me, e la sua famiglia naturalmente vanno ringraziati moltissimo, non soltanto perché hanno fatto, diciamo, qualcosa per se stessi e per il loro fratello e figlio Stefano, e quindi per affrontare il loro dolore, ma perché, guardate, questa è una storia nella quale il lavoro di Ilaria ha dato qualcosa a tutti noi. Io dico spesso che Ilaria Cucchi è una cittadina esemplare, perché, vedete, lo Stato dovrebbe per sua natura essere una cosa di cui noi tutti ci fidiamo. La autorevolezza dello Stato sta proprio nel fatto che i cittadini considerino la parola dello Stato una sorta di garanzia. E nel momento in cui qualcuno viene messo nelle mani dello Stato, lo Stato ha una responsabilità enorme nei confronti di queste persone, anche se sono persone che si sono macchiate di delitti o che si sono, o che sono in una situazione di difficoltà. Nel momento in cui lo Stato le priva della libertà personale, ecco, quelle persone diventano quasi cosa sacra, perché diciamo, il loro destino nelle mani di una forza più grande di loro, è che è una forza che rappresenta tutti noi. E quindi nel momento in cui qualcuno viene messo nelle mani dello Stato e non esce vivo, questa è una cosa di una gravità inaudita, perché non soltanto vuol dire che lo Stato si è approfittato di una persona che era in condizione di minorità, ma perché questo comportamento va a toccare appunto l'autorevolezza, la fiducia che tutti noi abbiamo nei confronti dello Stato. E quindi il fatto che Ilaria ci abbia sempre creduto e abbia sempre cercato la giustizia è stato un modo, secondo me, molto alto di dimostrare fiducia nello Stato, perché è evidente che le persone in divisa che hanno ucciso Stefano Cucchi, non, diciamo, il loro comportamento, il loro crimine non colpisce, non deve toccare l'arma dei carabinieri e tantomeno, diciamo, lo Stato in senso lato. Ma quando qualcuno commette una cosa di questa gravità, l'interesse e il dovere dello Stato e dei corpi, delle parti dello Stato coinvolte è proprio di eliminare queste mele marce, perché l'integrità e l'autorevolezza, il prestigio dello Stato e di quei corpi resti intatto.
Voglio dire in altre parole che io sono assolutamente consapevole di quanto sia importante il lavoro e l'abnegazione delle tantissime persone della polizia, di Stato, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, di tutte le forze dell'ordine che proteggono questo paese e lo fanno con una grandissima capacità. La professionalità delle nostre forze dell'ordine è ammirata in tutto il mondo. Per le grandi cose che fa, pensate alla lotta al crimine organizzato che in Italia ha un peso molto rilevante. Però quando succede qualcosa di questo tipo, la reazione deve essere fortissima e purtroppo non è stata così forte perché né così tempestiva, perché Stefano Cucchi è morto 9 anni fa, tra pochi giorni, e noi cominciamo a capire che cosa sia successo nelle aule di giustizia soltanto adesso. Quindi io ripeto, voglio mandare un abbraccio molto molto forte e affettuoso a Ilaria, a Fabio Anselmo, alla famiglia, ai genitori di Stefano, e dire che noi non soltanto siamo con loro, ma li ringraziamo per questi 9 anni di tenacia, anche di compostezza, di forza morale, per non essersi mai arresi, perché tutto quello che hanno fatto l'hanno fatto non soltanto per se stessi, ma l'hanno fatto anche per noi. Purtroppo il caso Cucchi non è stato un caso isolato, noi sappiamo che esistono altri casi, il caso Aldovrandi, il caso Uva, purtroppo ricordiamo tutti i fatti di Genova al G8, però queste cose vanno sicuramente combattute, proprio come è successo in questo caso, per questo io voglio esprimere questo ringraziamento. La politica non è sempre stata all'altezza, io lo voglio dire. Oggi ho letto le parole di Stefania che ha detto a Salvini: prima si scusi e poi lo andremo a trovare, perché appunto il ministro dell'interno ha invitato la famiglia Cucchi al Viminale, ma le parole che aveva espresso Salvini in passato non sono certo commendevoli. E d'altro canto io ricordo per esempio le parole dette da Carlo Giovanardi, anche parole orribili, però ecco, quando la politica davanti all'evidenza dice cose così assurde, perché era chiaro che nessuno poteva morire come è morto Stefano per una caduta dalle scale, perché è proprio il buonsenso che ci dice che non è possibile, quando la politica abbocca in cattiva fede a queste stupidaggini, insomma, fa finta di credere a queste cose che sono assolutamente incredibili, è anche la politica che non rende un buon servizio a se stessa, perché perde anche in questo caso di credibilità e lo fa soltanto magari per una bassa questione di consenso. Io penso che questa fosse la molla che muoveva sia Matteo Salvini che Carlo Giovanardi, ma penso che tutti i cittadini di buona volontà stiano dalla parte giusta e stiano appunto con Ilaria Cucchi, i suoi genitori, in questa battaglia, perché questo è il posto dove dobbiamo stare tutti se stiamo con la nostra democrazia. Mi fermo qui e devo dire che non è facile andare avanti, anche perché c'è un'altra storia che è altrettanto amara. Io non so se avete seguito questa vicenda di Lodi, che è stata portata alla luce in particolare da Piazza Pulita sulla 7. Che cosa è successo? Sostanzialmente la sindaca di Lodi e il consiglio comunale hanno stabilito che per poter diciamo garantirsi le tariffe agevolate per la mensa e per il trasporto scolastico, le famiglie di bambini stranieri devono avere una serie di documenti che certificano che queste persone non abbiano proprietà nei loro paesi di provenienza. La qualcosa diventa estremamente complicata e costosa, perché ci vogliono delle traduzioni giurate, insomma tutto un ambaradan incredibile. Il che sta comportando che molte di queste famiglie rinuncino a queste agevolazioni e che quindi gli sia applicato il prezzo pieno, che però non possono reggere economicamente. E quindi sta succedendo nelle scuole di Lodi che i bambini stranieri mangino separatamente dai bambini italiani, perché si portano il panino da casa, non si possono mescolare i luoghi dove c'è la refezione scolastica, la refezione portata da casa, e si sta creando praticamente una forma di apartheid, con i bambini italiani che mangiano tra di loro e i bambini stranieri che mangiano tra di loro. È una cosa che io trovo orrenda, oscena, vergognosa, non so come dire. Guardate, io penso che stiamo perdendo completamente il lume della civiltà giuridica e anche dell'umanità, perché poi di questo si tratta. E che succeda a Lodi, nella mia Lombardia, a 40 chilometri, a pochi chilometri qui da casa mia a Milano, la Lombardia che è una terra storicamente di solidarietà, di umanesimo, di filantropia, proprio dove gli umani, gli esseri umani hanno sempre
cooperato tra loro. Ecco, il fatto che succeda qui, in questa terra, mi rende la cosa ancora più difficile da inghiottire, da mandar giù. È una cosa veramente vergognosa sulla quale bisogna, che va insomma denunciata e sulla quale varrebbe la pena di fare quella che Matteo Renzi chiama sempre la resistenza civile, no? Bisognerebbe fare resistenza civile. Io penso che stiano succedendo nel nostro paese cose che vanno a toccare i fondamenti stessi dell'idea di democrazia che abbiamo, per la quale abbiamo sempre dato per garantiti e che abbiamo ereditato dai nostri nonni, dai nostri genitori, ma per restituirla integra ai nostri figli e ai nostri nipoti. Invece sta succedendo che questa generazione sta distruggendo questi capisaldi e bisognerebbe resistere. Io, guardate, approfitto per invitarvi tutti alla Leopolda alla fine della prossima settimana, dove saranno lanciati, anche Matteo Renzi lo ha detto, questi comitati civici. Io penso che i comitati civici siano un bello strumento per poter organizzare anche persone che non fanno politica attivamente, ma che vogliono ribellarsi a cose di questo genere. Ci fossero comitati civici già creati, io chiederei loro di attivarsi su un fenomeno come questo dell'apartheid lodigiano, perché guardate, queste sono cose che non riguardano più soltanto la politica, riguardano ciascuno di noi e bisogna recuperare l'impegno politico e civile per dire che queste cose non si possono tollerare, non si possono veramente vedere. Bisogna tornare in strada, cioè, e farlo individualmente. Non basta più dire io e i miei rappresentanti nelle istituzioni, Scalfarotto che si alza in Parlamento e dice la sua, non basto più soltanto io. C'è bisogno della partecipazione di ciascuno di voi. Io vi aspetto a Firenze perché penso che questa volta sia importante. 19, 20 e 21 di ottobre. Ultimissima cosa, sempre chiedendovi di condividere questo video e questa diretta, Paolo Savona, che tra l'altro giovedì ha parlato in aula sulla nota di aggiornamento al DEF in assenza del ministro Tria, che era a Bali in Indonesia per una riunione del Fondo Monetario Internazionale. Savona praticamente ha parlato da ministro dell'economia in aula, ha fatto proprio, ha ricoperto quel ruolo, diciamocelo chiaramente. Oggi il bravissimo Federico Fubini del Corriere, che veramente devo ringraziare perché si sta dimostrando un giornalista economico, ma anche un giornalista, diciamo, molto sul pezzo, molto sul punto, segnala che negli atti e sul sito internet di questo fondo speculativo inglese, nel quale Savona sapevamo già essere, del quale Savona sapevamo essere parte, Savona risulta ancora essere un director, cioè di avere delle responsabilità. Ora, si tratta di un fondo cosiddetto speculativo perché sono fondi che scommettono sia sull'andamento, diciamo, in crescita dei titoli azionari e dei titoli pubblici, ma anche scommettono delle volte attraverso dei derivati, dei contratti appunto di investimento specifici, sulla diminuzione, sulla discesa dei rendimenti di titoli azionari o titoli pubblici. Quindi anche quando un paese va male o una società va male, attraverso investimento in questi fondi si possono guadagnare parecchi soldi. E poiché è chiaro che da quando questo governo è in carica ci sono state notevoli oscillazioni del rendimento dei nostri titoli negativi per il paese, e dato che questi rendimenti negativi, queste oscillazioni in senso negativo si sono prodotte a causa di dichiarazioni dei membri del governo, tra i quali lo stesso Paolo Savona, giustamente ci si chiede se per caso qualcuno non abbia fatto dei soldi in questo modo. Fubini dice: io ho provato a contattare Savona che non ha risposto né al telefono né per WhatsApp né in nessun modo, però io penso che se questo fosse vero sarebbe una cosa letteralmente enorme. Quindi credo che Savona debba venire a spiegarci, debba spiegarlo sui giornali, ma debba farlo probabilmente anche in Parlamento, perché bisogna sapere se appunto una persona che ha una responsabilità così importante, non soltanto formale come ministro delle politiche comunitarie, ma soprattutto informale, perché tutti sanno che è il ministro ombra del tesoro e dell'economia, bisognerebbe capire di più di questa situazione veramente molto preoccupante. Io mi scuso se queste tre storie, quella di Cucchi, quella di Lodi e questa di Savona, non predispongono, diciamo così, a un sabato sera particolarmente allegro, ma preoccupante, e quindi sono dispiaciuto se vi ho in un certo senso
dato qualche elemento di riflessione, non particolarmente da sabato sera, ma insomma questi sono i tempi che ci tocca vivere ed è il caso di provare a osservarli e anche a fare qualcosa per poterli limitare. Io mi fermo qui, mentre sono esattamente alle 17:15, quindi ho ottenuto la promessa dei miei 15 minuti. Vi chiedo ancora una volta di condividere questo video che trovate sul sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube. Io nel frattempo vi saluto, vi auguro appunto buon sabato sera e vi do appuntamento per domani, domenica 14 ottobre alle ore 17. Ciao e a domani!